abbiamo conosciuto l'azienda di Carlo qualche settimana fa, quando siamo venuti a vedere il primo vitigno biologico del comune di Bondeno. In quanto quest'anno l'abbiamo dedicato all'agricoltura, abbiamo voluto dare qualche occasione, abbiamo voluto anche costituire un piccolo agrimarket in cui vediamo i prodotti dei nostri produttori diretti agricoli. Quindi l'anno prossimo saremo onorati di avere anche il vino di Carlo, che credo sia un segnale che ci siamo non soltanto, come si dice, per tagliare i nastri, ma anche per dare un aiuto concreto. Lascio la parola al padrone di casa. Io devo ringraziare tutti voi di essere qui oggi. La vostra presenza è, credo, il regalo più bello. Confesso che sono anche un po' emozionato, quindi un po' di emozione purtroppo. Quindi ringrazio il sindaco. Il biologico non è facile, ecco, non è facile il biologico, perché bisogna lavorare a mano, le macchine arrivano fino a un certo punto, non si possono utilizzare prodotti chimici, per cui ci siamo trovati con una primavera così poco favorevole e così piovigginosa, ci siamo trovati con le erbacce che superavano i tralci della vite. Noi siamo partiti nel 2015 con la sistemazione del terreno, abbiamo sistemato il terreno, abbiamo analizzato il terreno, abbiamo visto che ecco perché abbiamo dovuto iniettare, cioè dare tanto succo d'arancia, perché quello il massimo che si può utilizzare come pesticida è il succo d'arancia. Quindi noi, come dicevo, siamo partiti nel 2015 abbiamo sistemato tutto il terreno e quindi fatto i livelli e quant'altro, le analisi, e abbiamo visto che si poteva, Giulio ha detto sì, il terreno che possiamo fare del buon lambrusco e si presta per il lambrusco, quindi siamo partiti nel 2016-2017, abbiamo piantato le barbatelle e contestualmente siamo partiti anche con tutta la procedura della coltivazione agricola biologica. Nel 2019, inizio di quest'anno, siamo certificati biologici, quindi la prima vendemmia che faremo la faremo con uva biologica, quindi faremo il vino biologico. L'idea è quella di fare uno spumante rosé di lambrusco di Sorbara in purezza e speriamo di essere all'altezza e di riuscire a fare un buon vino. Noi, adesso l'aspettativa è alta. Esatto, noi ce la mettiamo tutta e speriamo anche di essere degni del marchio Deco del comune di Bondeno. Grazie a tutti. E benedica questa vite, quanti ci lavorano, il vino che ne scaturirà, Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Bene, adesso tagliamo. Via. Olè! Biologicissima, biologicissima è questa. Di Carlo ci si può fidare. Thank you.